direttamente dalle cucine del Circolo Ricreativo Anni d'Oro, ben trovati ad un nuovo appuntamento con le nostre ricette che scalderanno questo inverno. Diamo il benvenuto alle signore del Circolo Foro Boario, benvenute. Grazie. E abbiamo Paola e Valeria che questa sera ci prepareranno gli strozzapreti, salsiccia, funghi e pendolini. Vediamo allora subito gli ingredienti necessari. Naturalmente pomodorini, funghi freschi, salsiccia, un po' di vino bianco per sfumare poi il sugo e poi ci servirà questo che è un impasto diciamo fatto di formaggio e funghi e poi dei pomodorini caramellati, vedremo poi come si fanno, farina 00 e poi sale, olio e acqua. Andiamo subito allora a preparare i nostri strozzapreti. Allora Paola, andiamo subito a preparare questi strozzapreti. Dove lavoriamo questa farina? Nella spianatoia o qui, nel recipiente? Ok, e per quante persone li prepariamo? Per quattro, diciamo. Quattro persone, quindi qual è la quantità di farina ideale? Sarebbe 4 etti. 4 etti, va bene. Andiamo allora con la preparazione. Aggiungiamo alla farina un pizzico di sale. Mm-hmm. E poi e l'acqua. L'acqua come quantità ci dobbiamo regolare? Un paio di ml. Ok, quindi ci regoliamo anche un po' a sentimento fino ad ottenere la consistenza desiderata. Okay. Allora, questo circolo ricreativo Foro Boario va da sé dove si trova, no? A Fano, evidentemente, al Foro Boario. Quanti siete? Siete un bel gruppetto? Eravamo parecchi, però quest'anno sono molto diminuiti. Pochi ma buoni però. Sì. Abbastanza. E c'è una maggioranza di donne o di uomini? Uomini. Di uomini. Però insomma la presenza femminile, le quote rosa hanno il loro perché. Infatti oggi abbiamo due rappresentanti femminili, insomma. E che cosa fate in questo circolo solitamente? Quali sono le attività? Tornei di carte? Infatti facciamo tornei di carte. Sì. Giocate anche a burraco? Buracco no, facciamo scala 40. Sì. E poi briscola. La briscola 37, beh, quello sì, è normale. E ci sono dei campioni o delle campionesse? Ma a carte, chi è più bravo a giocare? Sono più bravi gli uomini o sono più brave le donne? Più brave le donne, voi. Più brave le donne, perché tanto abbiamo quella marcia in più, ma lo diciamo così, tanto non ci sente nessuno. Allora, l'impasto ad un certo punto iniziamo a lavorarlo con le mani per avere una maggiore consapevolezza della consistenza, che deve essere come? Deve essere un pasto elastico? Allora, sì. Ok. Non deve essere come i gnocchi, ma un po' più morbidi delle tagliatelle, diciamo. Ok, che si questo fa per renderci un po' conto. Sì. È una ricetta molto semplice. Semplicissima, perché questa è una ricetta contadina. Sì. Di altri tempi, che si faceva solo così. Sì. Con farina, un po' di sale e l'acqua. Ci sono delle storie legate agli strozzapreti che ti hanno raccontato durante questi allora, anni? Allora, io ho imparato a fare gli strozzapreti proprio con mia suocera, me l'ha rimandata questa ricetta. Ok. Praticamente loro vengono un po' da sopra Fossombrone, tra Fossombrone e Urbino. Sì. E praticamente vivevano in mezzo ai funghi. Sì. E avevano le carne dei maiali, quelle cose lì. E allora basta che uscivano di casa, trovavano i funghi, poi preparavano queste ricette così. Oppure d'inverno solo con una bella pignatta, dicevano così, di fagioli. Di fagioli, ecco. Allora, fagioli e pomodoro e basta. E però invece dell'olio usavano il lardo. Esatto. Allora, l'impasto mi sembra che è quasi pronto. Sì. Necessita di un tempo di riposo? Adesso la metto lì e facciamo sì? riposare. Quanto tempo? 10 minuti, quanto dura. Però bisognerebbe coprirla. Allora la copriamo, la facciamo riposare e poi riprendiamo la lavorazione dei nostri strozzapreti. È tempo di recuperare il nostro impasto per la lavorazione degli strozzapreti. Allora, stendiamo un po' di farina sulla spianatoia. Dobbiamo fare una sfoglia? Sì. Allora, una delle mie nonne, che aveva origine romagnola, preparava gli strozzapreti, quindi io devo capire bene poi l'origine di questa ricetta, se è più marchigiana, se è più romagnola. Tu Paola? È più marchigiana, la romagnola mettono le uova. Ah, ok. E poi li chiamano strozzapreti, diciamo. Noi sì, chiamiamo strozzapreti, però come è nata a casa mia, praticamente mia suocera li chiamava... Lo dice, come li chiamava? Oddio. Pensaci, intanto stendiamo questa pasta. La stendiamo.
Bene, bene. Ma è difficile poi ricreare quell'incavo, quel ricciolo che hanno? Non è che viene molto ricciolo come se lei compra quelli fatti con la macchina. Certo, questi sono lavorati diverso. Manualmente. Ah, li chiamavano i lunghetti. Ecco, che insomma avevano una forma allungata, diciamo quasi come gli spaghetti. No, ecco. Di meno. Un po' di meno, però insomma non era una pasta corta di certo. Chiamavano i lunghetti. Ecco. Perché no, al dialetto fossombronese. Sì, l'ha detto anche con l'accento giusto, no? Ecco. Facevi il lunghetto oggi? Sei fagioli? Buoni però, Molto. E andiamo allora a tagliare questa sfoglia per i nostri strozzapreti o altrimenti detti i lunghetti. Paola ha già iniziato ad arrotolare su se stessa questa sfoglia. Stesso procedimento che si utilizza per le tagliatelle. Più o meno. Solo ecco che qui. Oggi ci si attacca tutto. No, verrà tutto benissimo. E andiamo a tagliarli. Ok. Quindi e lo poi spessore. Si prendono. Sì, si aprono. Si aprono e si comincia a girare. Ecco, così si fa questo gioco di mani, così. Sì. E gli si dà così. La classica forma. Eccoli oggi qua. Perché mi è venuto un po' più morbidi questi. Ok. Quindi questo è un gioco da ragazzi, possiamo coinvolgere tutta la famiglia o anche i mariti più pigri. Certo, se vogliono mangiare bisogna che fanno. Devono lavorare, mi sembra giusto. Quindi mezzo centimetro, un centimetro. E niente, è così, si gira. Quindi con una striscia ce ne vengono diversi. Sì. Benissimo. Le signore si sono divise i compiti, allora Valeria vai con la preparazione del sugo, Paola cosa succede? Allora mettiamo l'olio in padella, sì. Poi aggiungiamo la salsiccia a soffriggere. Perfetto, quindi l'olio poco perché la salsiccia è già grassa. Sì, ecco. La facciamo dorare. Un pochino dorare, poi si aggiungono i funghi. Fuoco medio, aggiungiamo i funghi. Il sale serve in questo sugo? Poco poco. Pochissimo perché la salsiccia è già saporita, ok. Poi aggiungiamo il vino per sfumare, come si dice. Ok. E da ultimo aggiungiamo i pomodorini che sono già stati tagliati. Ecco, i nostri pomodorini sono pronti per essere trasferiti direttamente in pentola. Poi i funghi e i pomodori rilasceranno la loro acqua e con quell'acquetta facciamo finire di cuocere il nostro sugo. Aggiungiamo ancora un po' di olio, anche quello a vostro piacimento, insomma, poi vi regolate. Sì, la pasta fatta a mano in casa assorbe parecchio condimento. Perfetto, lasciamo cuocere un quarto d'ora, nel frattempo noi aggiungeremo un po' di sale e tra poco vedremo il nostro sugo pronto. Il nostro sugo è pronto, l'acqua è già in bollore, l'abbiamo salata e abbiamo messo anche un giro d'olio. Sì, perché fa sciogliere meglio la pasta. Benissimo, buttiamo i nostri strozzapreti che cuoceranno in quanto tempo, Paola? 4 minuti. 4 minuti circa, il tempo che riemergano. No, lo deve bollire un po' perché la pasta è molto attorcigliata per arrivare alla cottura dentro, un po' ci vuole. Quindi deve riprendere il bollore e contare 4 minuti dalla ripresa del bollore. Ok. È tempo di scolare i nostri strozzapreti e di gettarli direttamente in pentola con il sugo dove verranno saltati. E siamo pronti, due salti in padella, facciamo roteare e a questo punto bisogna aggiungere la cremina fatta di formaggio e funghi. Solo la cremina. Ma com'è stata preparata, Paola, questa cremina? Allora, avevo dei funghi, sì, fatti in padella, così, sì, per far raccogliere, sì, l'acqua con un po' di sale. Ok. Un po' di olio, poi l'ho messo nel mixer e ci ho aggiunto che tipo il parmigiano. Il parmigiano. E un pochino d'olio, basta. Perfetto. E fa un po' da salsa, diciamo. E dobbiamo farla sciogliere, facciamo mantecare tutto nella pentola. I nostri strozzapreti sono quasi pronti. Ci vorrebbe un filino di pepe.
che possiamo aggiungere anche alla fine. Siamo pronti adesso per impiattare. Un momento tanto atteso, quello di impiattare. Andiamo subito a metterli nella nostra pirofila. Che magari metterci quello che ci va. Vale anche. Ecco, che servirà per i commensali, come si dice. E i pomodorini caramellati che serviranno adesso per guarnire il piatto. Come sono stati caramellati, Paola? Questi qui li ho tagliati a metà, poi sì, li ho messi al forno sopra una teglia. Ok, sopra. Con un pochino di sale e un po' di zucchero di canna. Perfetto. E adesso dobbiamo mettere i pomodorini caramellati, che servono un po' per abbellire questo piatto, ma si possono tranquillamente mangiare perché sono molto gustosi. Eccoli qua. E poi io so che Paola ha preparato anche un tocco di gentilezza e di femminilità per abbellire questo piatto. Adesso vi facciamo vedere di che cosa si tratta. Abbiamo detto che questa è la quantità per 4 persone. Abbiamo realizzato strozzapreti con un sugo preparato con salsiccia, funghi e pendolini. E adesso il tuo tocco, Paola, guardate che carini questi fiorellini che abbelliscono questo piatto e che sicuramente anche in una giornata grigia, invernale, qualunque, un piatto con un po' di fiori. Questo è di rucola, ecco, il fiorellino. È un questo fiore vero. Questa è l'erba cipollina. È l'erba cipollina, ma sono fiori veri, io pensavo che fossero solo per abbellire, invece sono erbe aromatiche e sentite qua, no, non potete sentirlo, ma posso sentirlo io, il profumo. Voglio ringraziare il Circolo Foro Boario nelle persone di Valeria e Paola, grazie al Circolo Anni d'Oro che ci ha ospitato per 4 di queste 9 ricette, grazie a voi per averci seguito e come dico sempre io, siamo pronti all'assaggio, quindi buon appetito!